Partecipato a questa serata, la 27ª volta, ormai per sé. Comunque questa sera, prima di procedere all'apertura delle mostre, vorrei presentarvi due nuovi amici, che due amici nuovi del calciatore d'oro, uno spirito del tutto sportivo, normale, intendono collaborare con noi adesso per il futuro. Tanto questa specie di unione possa proseguire, chi lo sa che quartiere. Tutto resta immutato come regolamento del calciatore d'oro, cioè le nostre scelte, le votazioni, non c'è niente di mutato. Dopo, nello svolgere delle altre serate, qualcosa cambierà e speriamo in meglio. Ma di questo vi parlerà meglio di me il dottor Bresciani e poi l'avvocato Bernasconi, che sono i nostri nuovi due nuovi amici. A voi la parola, grazie ancora a voi, grazie. Buonasera ai migliori in campo. E vorrei precisare innanzitutto che non ho frequentato la scuola di Demostene e sebbene a suo tempo abbia letto Cicerone non mi ricordo nulla, per cui non sono un oratore e oltretutto è difficile parlare a stomaco pieno. Ecco, detto questo, era una battuta un pochino per entrare in sintonia, vorrei unicamente aggiungere che la nostra presenza nasce da un incontro tra noi e il signor Bona, un incontro nel quale ci siamo conosciuti, ci siamo penso stimati, apprezzati, è nato un programma che riguarda il calciatore d'oro, che voglio sintetizzare in poche parole. Noi siamo fondamentalmente esperti in comunicazione, non siamo competenti in calcio, anche se in questi ultimi anni abbiamo maturato molte esperienze nel campo sportivo, seppur limitatamente a settori diciamo elitari, lo short, il golf, la vela, l'automobilismo e altri sport. Per noi il calcio è il primo banco di prova. Però abbiamo una certa esperienza, soprattutto nel campo della valorizzazione degli eventi sportivi. E il nostro impegno per calciatore d'oro vuole essere fondamentalmente quello di valorizzare questo premio. Crediamo infatti, l'abbiamo un po' sintetizzato in questo slogan che abbiamo preso da Shakespeare, il passato è un prologo, noi crediamo che il calciatore d'oro abbia un grande passato, però pensiamo anche che oggi sia determinante per il successo di una manifestazione come il calciatore d'oro applicarvi quegli strumenti che direi concernono il marketing e la comunicazione. Molti di voi operano in campo televisivo, per cui sanno perfettamente che i tempi sono cambiati, i costumi anche, oggi esistono parole magiche come audience o concetti che rendono effettivamente autorevole una manifestazione. Perché ciò avvenga occorre che la manifestazione esca un po' da quello che è il suo diciamo letto naturale, la sua origine, e che venga portata di conseguenza su un piano un attimino più professionale. Ecco, uso questo termine perché il nostro impegno sarà quello di dare maggiore professionalità al calciatore d'oro, fermo restando che tutto quello che è stato fatto fino ad oggi merita veramente più grande applauso e per l'entusiasmo, per la passione e per la competenza. Ecco, alla luce di questa considerazione, noi ci siamo posti alcuni obiettivi che si possono riassumere fondamentalmente nella realizzazione di una serata di gala al posto della tradizionale festa di premiazione, cena di premiazione. Verso fine gennaio, poi quando avremo definito la data saremo più precisi, noi organizzeremo questa serata che sarà una serata un po' magica, voglio usare questo termine che ha avuto tanto successo ai tempi del mondiale. La serata si svolgerà molto probabilmente fuori Milano per ragioni logistiche. Abbiamo individuato un paio di ipotesi logistiche che stiamo vagliando e in quel contesto organizzeremo questa serata dove lo spettacolo si coniugherà con lo sport e quindi non sarà soltanto un momento di premiazione ma anche di spettacolo. Verranno naturalmente salvaguardati quelli che sono
concetti basilari del calciatore d'oro, ma prima o poi cercheremo di costruire attorno tutto un supporto di elementi pubblicitari, comunicazionali in generale, che ai nostri intenti dovrebbero contribuire alla crescita, alla valorizzazione, in definitiva all'enfatizzazione di questo premio. E qui non voglio dire molto di più, perché in realtà noi siamo entrati ieri, per cui siamo assolutamente neofiti e direi ci avviciniamo alla realtà del calciatore d'oro con l'umiltà di chi vuole soprattutto imparare. E dico questo perché con estrema umiltà io ritengo che noi avremo bisogno di tutti voi, la vostra competenza e la vostra esperienza sono fondamentali, come sarà fondamentale l'appoggio che voi vorrete e potrete darci per aiutare un po' tutti noi a far crescere questo premio, che credo sia un premio collettivo, un premio di voi tutti, che ne siete l'anima. Quanto prima avremo e avrete modo di verificare se queste parole corrispondono a una realtà. Io sono sempre stato assertore del fatto che i fatti gridano più forte delle parole. Spero con i miei collaboratori, con i miei amici, di poterlo dimostrare. Questa sera credo di aver parlato anche troppo, uno ricordando Cicerone. Più vecchio? No, non è vero. Come non è vero? Più anni, non si dice più vecchio. No, più vecchio tra i giornalisti, no. Sa che qui c'è qualcuno più vecchio, magari uno di voi. Niente, io devo ringraziare ancora una volta l'amico Romano Bona e gli amici e tutti, tu come presidente, e tutti gli amici del calciatore d'oro, perché la mia impressione è che ogni volta che io mi presento mi sento più giovane. Mi sento più giovane perché il calciatore d'oro dà questa sensazione di continuità, ma nello stesso tempo di regresso nel tempo. Io mi ricordo quando abbiamo cominciato con questo calciatore d'oro che ci pareva fosse una cosa assai difficile da portare avanti, un discorso, un argomento abbastanza difficile, nel senso che poi sorgevano altri premi in contemporanea e il calciatore d'oro sembrava potesse essere soffocato. Invece ecco che il calciatore d'oro è, dopo tanti anni, dopo 27 anni, è a una svolta, è a una svolta importante a mio modo di vedere, perché pur conservando le sue caratteristiche, pur non trasgredendo da quella che è una sua istituzione sportiva, tipicamente sportiva, si lancia in un nuovo percorso che è un percorso avveniristico, un percorso anche di spettacolarità. E quello forse che a un certo momento mancava a questo premio e che adesso io ritengo con questi nuovi amici dell'Arché, io penso possa invece intraprendere questa nuova strada in maniera da portare avanti un discorso sempre più incisivo, sempre più, come posso dire, spettacolare. Io non so se quel che ha detto l'amico Bresciani poco fa possa corrispondere alle attese che noi ci aspettiamo, cioè delle attese di uno spettacolo che contribuisca a dare al calciatore d'oro non soltanto una nuova forma ma una sostanza sempre più concreta. Non lo so, perché mi hanno detto che ci saranno delle grosse sorprese, ci sarà una veste particolare, ci sarà uno spettacolo tra i più colossali degli ultimi tempi per il calciatore d'oro. Quello che mi auguro è che la tradizione del calciatore d'oro non venga meno, che noi si possa sempre essere una famiglia tra amici del calciatore d'oro e noi giornalisti, che credo, ritengo, sia la cosa più importante, perché è da questa aggregazione che noi abbiamo tratto spunto per continuare questo discorso di grande importanza, perché è un discorso serio, un discorso in piena purezza, purezza di intenti, purezza di finalità, e quindi che possa essere ancora una volta
calciatore d'oro, un esempio per tutti i premi che ci sono. Grazie. Comunque votato, perché qui abbiamo modo di vedere sta il valore del premio, cioè questo suo modo di essere quasi referendario, no? È un premio che è equivoci di Camarita di Sopra, via dicendo, sono 150 giornalisti. Io ho parlato con Angelo, con Romano, con i nuovi amici dell'Arche e abbiamo anche sostenuto che tutto sommato questo premio avrebbe potuto continuare a vivere anche senza il supporto esterno di amici che vogliono rendere formalmente più bello, perché a lato pratico il calciatore d'oro potrebbe anche sopravvivere per esempio consegnando il premio prima di una partita a San Siro e avrebbe un suo decoro formale ugualmente, però proviamo a intraprendere questa nuova strada nella convinzione che effettivamente viviamo in tempi nei quali occorre anche qualche lustrino, no? Per rendere le cose magari più appetibili e più gradite. Detto questo, procediamo secondo consuetudine allo spoglio delle schede. Questi sono i documenti che ci sono pervenuti da tutta Italia, secondo quella che è ormai una tradizione consolidata. Quindi cominciamo con lo spoglio delle schede relative al calciatore d'argento. Per la verità anche qui gli amici dell'Archeale perché loro intendono modificare la denominazione. Noi fino ad ora abbiamo premiato il giovane calciatore di Serie B più meritevole attribuendo una targa ad Argento. I nuovi amici che qui parleremo quando ci troveremo con loro. No, sì. Questo così tanto per portavoce dell'amico De Felice che è stato ideatore della targa d'argento. Lui poco fa mi diceva, ecco, che targa è nata e targa deve restare praticamente. Questa sarà una cosa che decideranno gli 11 amici del calciatore d'oro, insieme ai due amici nuovi, ecco. Perché con tutto l'affetto che noi portiamo verso gli amici del calciatore d'oro, i depositari, i padroni, gli inventori del premio sono gli amici del calciatore d'oro. Esatto. Va bene. Ah sì, bisogna nominare gli scrutatori. Albertini. Alessandro Orlando, Albertini, Alessandro Orlando, Albertini, Orlando, dico solo Orlando, tanto sono lui, Bertarelli, Albertini, Orlando, Albertini, Favalli, Antonio, Favalli, Fimoniari, Orlando, Albertini, Favalli, Albertini, Maspero, Tarantino, Albertini, Antonioli, Favalli. Allora dai, un mezzo elettronico, dai i numeri e gli scrutatori. Allora, Albertini 11, Antonioli 2, Bertarelli 1, Favalli 9, Fimoniari 1,
Maschera 1, Orlando 6 e Tarantino 1. Ok? Va bene, seguiamo. Orlando. Orlando. Albertini. Lattignotti. Orlando. Galli. Albertini. Albertini. Maspero. Albertini. Bertarelli. Albertini. Maspero. Albertini. Albertini. Cavalli. Albertini. 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 Orlando. Cavalli. Maschero. Albertini. 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 Tarantino. Tarantino. Maschero. Albertini. 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 Breda. Albertini. Bolognari. Albertini. Albertini. Orlando. Albertini. Albertini. Bertarelli. Albertini. Orlando. Cavalli. Allora controllo. Albertini 36, Antonioli 2, Bertarelli 3, Breda 1, Cavalli 13, Timoniari 2, Lattignotti 1, Zardi 3, Ringer, Maschero 5, Orlando 12 e Tarantino 3. Dovrei sottolineare che questo elenco delle persone di Serie B, di Caritevoli, è stato consigliato da Sergio Brighetti, che sapete è il selezionatore della nazionale di Serie B, non voleva che fosse inserito Orlando, perché non è Orlando, Cavalli, Luzardi, Albertini. 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 Orlando. Favalli. Poi ha avuto un po' di pensamento questo che possa essere valido. Diciamola valida, non lo so. Questo qua evidentemente aveva messo una crocetta, poi si è pentito, l'ha cancellata dalla bianca e ha messo la crocetta su un'altra cosa. Albertini. Albertini. Favalli. Timoniari. Maspero. Orlando. Maspero. Albertini. Siamo più, Albertini. Favalli. Albertini. Favalli. Favalli. Allora qui c'è uno che ha delle nostalgie, che ha aggiunto un nome, così come il regolamento lo consente, e ha messo il nome di Oberdan Biagioni, che gioca con il Cosenza, ma non so se Biagioni sia in Italia.
Sì, le palline della macchina. Allora non parli mai di educazione. Viaggioni. È buona l'età. È buona l'età. Breghetti dice che è buona. Guarda l'età. Allora, proviamo. Da quando devono essere nati questi? Datemi dopo il secondo semestre. Allora, secondo semestre 69, Biagioni. Biagioni. Allora, Biagioni Oberta, 17-10-69, abile. Io di notte vite. Maspero. Favalli. Favalli. Orlando. Albertini. Favalli. Abbiamo finito la fila. Favalli. Albertini. Favalli. Favalli. Albertini. Lattignotti. Favalli. Favalli. Orlando. Albertini. Favalli. Albertini. Favalli. Favalli. Albertini. Favalli. Allora, Albertini 50, Pagnoli 2, Cattarelli 3, Breda 1, Favalli 32, Simoniali 3, Campignotti 3, Milani 1, Aspero 8, Orlando 17, Tarantino 3 e Biagioni 1. Bene. Chi è che ha vinto? Aspero. Tarantino. Tarantino. Albertini. Lagnotti. Favalli. Lagnotti. Tarantino. Albertini. 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 Non è che l'ha messa assieme. Albertini. Albertini. Favalli. Albertini. 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 Antonioli. Albertini. E questo esito a non controllo. Albertini 68, Antonioli 3, Bertarelli 3, Breda 1, Favalli 34, Pimoniali 3, Lattignotti 5, Luzzardi 2, Maspero 10, Orlando 17, Tarantino 6 e Biagioni 1. Quindi viene proclamato vincitore della targa d'argento, quale miglior giovane della categoria di lì, per il torneo 1991, Demetrio Albertini del Padova. Adesso per cortesia, voi che siete bravi, vi fate la... Archiviamo le pratiche relative alla targa d'argento e passiamo al calciatore d'oro. La parola a Enrico Crespi. Io prima di tutto vorrei confermare
tre scrutatori perché hanno svolto un lavoro prezioso, intelligente, ringraziando anche ovviamente l'operatore che sta dando la Ciorci, Ferrara, Orlando, Casiraghi, Ciorci, Lentini, Lentini si è messo questo ultimo, Melli, Ciocci, Minotti, Orlando, Lentini, Ciocci, Casiraghi, Lentini, Ciocci, Lentini, Ruotolo, Lentini, Melli, Lentini, Lentini, Ruotolo, Melli, Melli. Adesso per premiare l'oscuro ma prezioso lavoro. 5 Minotti 1, Orlando 2, Rizzitelli 1, Ruotolo 2, Melli. Tutto a posto? Melli. Bresciani, Lentini, 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 Mel, Casiraghi, Lentini, Orlando, Lentini, Fontino, Rizzitelli, Mel, Mel, Rizzitelli, Mel, Fuser, Lentini, Ferrara, Ciocci, Lentini, Ciocci, Fuser, Lentini, 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 Casiraghi, Casiraghi, Lentini, Ciocci, Casiraghi, Lentini. Premiamo lo scuro lavoro del signor Colombo. Bresciani 1, Casiraghi 8, Melli, Lentini, Minotti, Lentini, Ciocci, Melli,
George Mel Lentini. Abbiamo, presidente. Lentini. Mel. Lentini. Oscuro lavoro di scivoli, dopo un momento. Abbiamo degli escludatori che sono un po' lentini. C'è un altro lentini. Lentini. Melli. Casiraghi. Lentini. Casiraghi. Ciocci. Casiraghi. Melli. Ciocci. Lentini. Casiraghi. Melli. La grande richiesta, premiamo lo scuro lavoro. Allora, Bresciani 3, Casiraghi 15, Ciocci 14, Ferrara 3, Zer 3, Lentini 45, Melli 21, Minocchi 3, Orlando 3, Cinelli 3, Nuoto 2. Qui siamo a 45. Va bene, andiamo avanti. Ferrara. Bresciani. Lentini. Ruoto. Ciocci. Lentini. Melli. Lentini. Rizzitelli. Orlando. Lentini. Melli. Lentini. Rizzitelli. Melli. Lentini. Lentini. Ultima scheda. Melli. Allora. Zardin, leggi le votazioni finali per favore. Bresciani 4, Casiraghi 19, Ciocci 15, Ferrara 4, Zero 3, Lentini 64, Melli 27, Minotti 4, Orlando 5, Rizzitelli 5, Ruotolo 3. Allora, per la 27esima edizione del Calciatore d'Oro 1991 viene proclamato vincitore il giocatore del Torino Gianluigi Lentini. Una considerazione da fare, dopo 1976 ha vinto Ciccio Graziani. Abbiamo istituito un altro premio aggiunto che intendeva soprattutto onorare la memoria.
memoria, l'umanità, il prestigio, il modo giusto di affrontare il calcio era stato proprio di Scirea. E Ordine giustamente chiede se nell'ambito del calciatore d'oro, che viene un po' ristrutturato, continuerà ad esistere questo premio Scirea o no. Io non sono in grado di rispondere ancora in maniera ufficiale, so che se ne parlerà naturalmente, però non credo che questa sera nessuno sia in grado di dire se continuerà a esistere questo ulteriore perché il premio non è nato dalle mise del calciatore d'oro, è nato da altre persone, era nato interpellate queste persone, non ha dato nessuna risposta fino a poche ore fa. Però sinceramente mi piaceva tanto dare il premio a nome di Scirea, perciò penso che il 3 dicembre, quando ci troveremo con tutti gli amici, ne parleremo e potremo andare avanti ancora oppure no. Così come adesso la cosa rimane un po' in sospeso. Comunque se ho capito bene, io ho orecchiato più che altro, però l'intendimento è comunque di attribuire un riconoscimento che premi un calciatore che abbia dimostrato nell'arco della sua carriera, oltre a una grande professionalità e magari alla valentia tecnica, anche queste doti di correttezza, di umanità, che molto spesso insomma, sembrano essere ormai disattese dal mondo del calcio professionistico, mentre c'è la possibilità anche di trovare un esempio in questo. Bruno, a Bruno e Policarpo. Signori, adesso donne, champagne e torta. No, non lo so, champagne e torta sì. Grazie.